Ok, siamo live. Bene, ciao a tutti. Adesso piano piano entrate come al solito, ma noi partiamo perché stasera abbiamo un super ospite che è Matteo Della Bordella. Ciao, grazie per Ciao, essere ciao a qui. tutti. E siccome domani sia io e lui che partiamo, cerchiamo di farla super concentrata questa diretta in modo che lui si può raccontare e poi lo liberiamo, questo povero ragazzo che è pieno di impegni. Allora, Matteo, presentati un po', tanto ti conoscono tutti, però è più bello che lo fai tu. Dici qualcosa di te, random, quello che vuoi. Allora, beh, io sono nato e cresciuto a Varese e ho iniziato ad andare in montagna con mio papà quando avevo più o meno 12-13 anni. Prima, cose molto facili, arrampicate, ma proprio dalle difficoltà più basse, sempre in ambiente alpino. E poi pian piano ho iniziato a voler andare sempre di più, a migliorarmi, a salire vie più impegnative. E così pian piano, sempre con mio papà, abbiamo iniziato a fare tante bellissime vie, girando in lungo e in largo le Alpi, dal Monte Bianco alle Dolomiti, spesso in Svizzera, che da Varese è molto comodo. E niente, poi dopo quello sono arrivate un po' anche le spedizioni. Prima sono entrato a far parte dei Ragni di Lecco nel 2006. Che diciamo è stato un percorso importante per me, un tassello importante perché mi ha dato l'opportunità di crescere un po' di più, di conoscere gente più esperta, di migliorarmi e anche di iniziare a girare il mondo con l'idea di scalare pareti di roccia che non fossero solo quelle che abbiamo appunto qua sulle Alpi. E così ho conosciuto la Patagonia, la Groenlandia, il Pakistan, l'India Il e tanti mondo. altri posti, ecco, sì. Quindi diciamo che il primo amore è quello trasmesso dal papà, insomma, lui ti ha dato il via, giusto? Sì, mi ha portato lui. All'inizio, a differenza di tanti che dicono, io quando ho toccato la roccia ho subito capito che era il mio futuro. Per me non è stato così, anzi il primo impatto è stato un po' traumatico e questa disciplina non Mai? è che mi avesse... Ma perché comunque ero giovane, ero piccolo e avevo 12-13 anni, comunque ero catapultato un po' in un mondo di adulti e non Sì, ci vedevo tanto il divertimento in quello che facevo, no? E allora all'inizio ero un fatica. po' spaesato, non mi sentivo tanto a mio agio. E poi invece pian piano ha iniziato a piacermi sempre di più, arrampicare e niente, poi una volta che sono partito sono andato. Però 20 anni fa comunque non era come adesso che è molto facile trovare anche compagni di cordata giovani e tanti soci della mia età. Adesso ormai scalo sempre con ragazzi più giovani, però tanta gente anche di 20 anni così che scala. Era molto più difficile, secondo me l'ambiente era un pochettino più chiuso e più non era così facile per chi cominciava, ecco. Okay. Per quello poi sei entrato nei Ragni di Lecco? No, beh, nei Ragni di Lecco sono entrato che diciamo ave che avevo già 22 anni, dopo che avevo già fatto un po' di salite impegnative. Per esempio, una salita che ricordo sempre, anche nelle mie serate, che mi piace raccontare, quando con mio papà avevamo fatto la via attraverso il pesce in marmolada, che è una salita mitica. Noi quando avevamo iniziato ci sembrava qualcosa di impossibile, irraggiungibile per noi, riservato a pochi eletti, e invece poi ci siamo ritrovati a salirla noi due, e l'ho salita anche tutta in libera e in un solo giorno. E niente, quella salita penso che mi abbia aperto le porte poi a tante altre, perché mi ha dato un po' un cambio di mentalità, no? Mi ha fatto capire che avrei potuto spingermi più in là nell'affrontare pareti e vie sempre più difficili. Ma infatti è qui che volevo arrivare, perché tu collezioni successi uno dietro l'altro, alla fine quello che arriva a noi è questo. Vedo Perché non dico anche. quando rinuncio. No, lo dico quando Sicuramente ci rinuncio, ma sono. vi ricordate solo dei successi. Perché sono cose importanti, no? Tu prima hai detto anche che hai aperto delle vie, insomma, hai citato la Patagonia, insomma, hai aperto delle vie inesplorate prima, giusto?
Sì, cioè già quando apri una via vuol dire che praticamente nessuno è mai salito di lì, Esatto, ecco. quindi sei il primo e non sai a cosa vai incontro. E appunto prima l'ho fatto un po' sulle Alpi e poi anche in altri luoghi come la Patagonia. Aprire una via non è una cosa che comunque fai, ti svegli un giorno e dici, toh, vado ad aprire una via, non è che lo fai dall'oggi al domani, cioè c'è dietro un percorso abbastanza complesso. Comunque ci sono dietro anni e anni di scalate, devi conoscere le pareti, i posti dove vai, devi farti un'idea, soprattutto qua sulle Alpi, devi conoscere la storia e quello che è stato fatto prima di aprire una via, non è che puoi prendere e andare così su due piedi, no? Però è Sì. anche la cosa più bella e affascinante, secondo me, dell'alpinismo, quando vai a confrontarti con qualcosa di ignoto e vai proprio dove nessuno è mai passato prima. C'è quindi anche tanto studio, tanto impegno, però probabilmente hai anche avuto dei momenti no, ma ce l'hai fatta. Ti è scattato qualcosa nella testa che ti ha fatto dire no, io adesso vado avanti, ce la devo fare. Cos'è che ti porta al successo ogni volta? È una Ma predisposizione mentale tua, no? no, beh, ma intanto il successo ogni volta non No. esiste, cioè un sacco di volte mi è capitato di dover rinunciare e niente, comunque bisogna essere capaci anche di quello, di qualche rinuncia. Mi piace comunque non mollare troppo facilmente davanti a una difficoltà o una parete. Mi è capitato di riprovare la stessa via, la stessa parete tante volte, anche più anni diversi, passarci mesi anche come in Patagonia per la Torre Eiger, perché comunque mi piace credere in quello che faccio, mi piace impegnarmi C'è e tanta anche per tenacia. tante cose in alpinismo serve tempo, no? Non è che arrivano così facilmente, devi avere le condizioni giuste della montagna, le condizioni giuste tue, insomma, si devono allineare tante cose. La chiave è avere anche un po' di tempo a disposizione, se no è veramente difficile. Sì. Ma senti un po', dacci qualche consiglio sulla sicurezza in montagna, perché in questo canale ci tengo a sottolineare questi aspetti, no? Tante persone, lo vediamo anche adesso con la quarantena, vanno in montagna senza capire bene che cosa stanno facendo, pensano di affrontare quasi percorsi alla portata dei turisti, no? Alla portata di tutti. Quali sono le tue regole, i tuoi consigli sulla sicurezza in montagna? Ma allora, secondo me, per chi si avvicina alla montagna, la cosa migliore è farlo con una persona qualificata, quindi che ti insegna, un professionista, che ti insegna un po' a conoscere il terreno dove vai e quello che stai facendo. E quindi, vabbè, sicuramente la figura più raccomandata è quella della guida alpina, oppure anche del CAI che organizza comunque corsi vabbè, adesso in questo periodo i corsi del CAI sono sospesi, però normalmente organizza corsi per chi vuole avvicinare la montagna a diversi livelli, dall'escursionismo all'arrampicata, e lì ti vengono date un po' tutte le nozioni più importanti su come muoverti, che è anche difficile riassumere in una chiacchierata perché ce ne sono tantissime. Cioè, comunque l'importante è proprio capire che bisogna imparare qualcosa, cioè bisogna essere pronti a imparare, perché se tu non sei pronto a imparare, ma vai aspettandoti di sapere già o creandoti delle false aspettative, allora lì nascono i problemi. Invece, se tu vai con una guida, con un corso e la mentalità di quello che parte da zero, l'umiltà di imparare, di capire un po' come muoverti sulla neve, cosa fare in caso di maltempo, sulle vie d'arrampicata, sulle ferrate, sulle pareti, insomma, nei vari ambienti. E allora poi le cose le impari e ti sai muovere in sicurezza sui diversi terreni. Lei ha detto delle cose molto importanti, soprattutto il concetto di umiltà, quando bisogna andare a imparare, fare una cosa nuova che non si è mai fatta prima. Allora, io vorrei dare spazio un attimo alle domande, quindi se le avete, buttatele fuori adesso perché stasera la diretta sarà più breve del solito. Rup chiede: qual è la cosa più grande che ti ha insegnato la montagna? Penso sia una domanda difficile. Eh sì, Madonna, sei difficile. Ma la montagna mi ha insegnato a essere me stesso e a non
non fingere o pretendere cose che non sei e che non vuoi, perché quando sei in montagna, alla fine devi fare i conti con te, con quello che sai fare, quello che non sai fare, e devi fare, e sei lì perché lo devi voler veramente, no? Devi veramente stare bene con te stesso e devi essere lì perché credi davvero in questa cosa, non per caso, per obblighi o per altri motivi. Secondo me, mentre nella vita di tutti i giorni magari uno recita un po' una parte, in montagna sei veramente te e sei lì perché lo vuoi. E poi un'altra cosa, secondo me molto importante che mi ha insegnato, è di rispettare le altre persone e la natura. Sì, in che senso le altre persone? Beh, la natura sì, è la Beh, base di cioè, tutto. altre persone, nel senso che cioè, il rispetto verso il fatto che ognuno la viva un po' a suo modo, la montagna, che ci sono tanti diversi modi per viverla ed è giusto che ognuno la declini e faccia quello che più gli piace, e la natura, nel senso di non di lasciare il minimo impatto possibile e cercare di preservarla per chi verrà dopo di noi. Esatto, bravissimo. Poi ti chiedono che tipo di allenamento e dieta fai, se fai qualcosa di particolare? Allora, allenamento, a me piace un sacco arrampicare, quindi anche quando faccio spedizioni o salite in montagna, per me l'allenamento principale è fare arrampicata sportiva, in falesia, in palestra, boulder. E la cosa che mi piace di più è che secondo me mi dà un po' la preparazione, la confidenza necessaria poi per salire le grandi montagne, no? Poi, appunto, quando sei alle grandi montagne servono anche tutta una serie di altre cose, di esperienze, di conoscenze, però per essere preparato fisicamente faccio tanta arrampicata. E poi, a seconda degli obiettivi delle spedizioni specifiche, magari mi preparo, non lo so, sulla parte aerobica, se c'è tanto da camminare o se bisogna andare in quota facendo acclimatamento o se c'è da andare in kayak pagaiando, insomma, poi a seconda dell'obiettivo che ho, decido un po' come allenarmi. Sì, in base a quello E che devi dieta. fare, agisci di conseguenza, insomma. Mangi Sì, esatto. Invece diete non ne faccio. tutto. Sì, mangio tutto, Senza niente, cerco di ritegno. mangiare in maniera equilibrata, ma senza seguire particolari tabelle o regimi alimentari. E funziona, quindi. Bah, Su di boh, te sì, sì, funziona, si può perlomeno. sempre migliorare, però nel senso, io sono contento e funziona. Bravo. Sì. Cos'è per te la paura e come la gestisci? Grazie, ti fanno domande di peso. Allora, la paura è un sentimento che è naturale che tu abbia ogni tanto. E che devi sapere ascoltare perché devi guidare un po' quelle che sono le tue azioni in certi momenti, no? Riccardo Cassin diceva che la paura è l'anticamera della prudenza, perché praticamente la paura è quello che ti fa prendere decisioni ed essere prudente. Questo fa bene, all'alpinista, no? Quando invece non hai paura, allora forse ci sarebbe da avere paura, scusate. Perché Il diventi gioco un di po' parole, no? Nel incoscienti, senso, forse. quando uno non ha paura, allora la troppa confidenza, quello potrebbe essere magari un problema. Io penso che sia normale avere un po' di paura su una salita riguardo una via che vuoi affrontare, e appunto tutti noi ce l'abbiamo, e se guida un po' le nostre azioni, è qualcosa di positivo. Se ti assale invece e ti blocca e diventa panico, ecco, quello non va bene, e allora lì questa cosa tu la devi evitare prima, perché lì probabilmente c'è un errore di fondo, cioè tu non ti sei preparato bene, non sei riuscito a capire bene cosa volesse dire quella salita, oppure c'è stato un evento talmente imprevisto che non riesci assolutamente a controllare. Ti sarà capitato magari qualche volta di andare nel panico? Ma oddio, quando
Sì, mi è capitato una volta appunto in Patagonia alla Torre Egger che con Matteo Bernasconi, Berna, eravamo quasi in cima. Io sono caduto, ho strappato tutte le protezioni tranne un solo friend che ci ha tenuto. E niente, lì veramente siamo rimasti, cioè l'adrenalina, la paura, l'emozione ha raggiunto livelli esagerati tale da bloccarci. Da far sì che non volessimo neanche riprovare ad andare avanti, ma decidessimo di scendere, tornare a casa e farci delle domande. Ecco, questo però è stata una situazione limite, un evento veramente imprevisto, che comunque col senno di poi abbiamo analizzato per capire anche noi dove avevamo sbagliato, come eravamo arrivati in quella situazione, no? Perché secondo me in montagna è molto importante quando magari uno non gli succede niente, ma rischia, dice: ah, per un pelo non mi è successo questo, per un pelo non sono caduto, per un pelo quella valanga è andata troppo più in là. Ecco, queste cose qua, questi momenti, sono quelli da analizzare nel maggiore dettaglio, da farci maggiore attenzione, cioè non vanno chiusi in un cassetto e dimenticati, bisogna capire cosa è successo effettivamente, cosa è andato storto, bisogna davvero imparare da queste esperienze, no? Se capitano, ecco. Sì, da come ci parli si vede che sei una persona riflessiva, che hai studiato, che hai tanta esperienza, è molto bello questo. E appunto ti chiedo, in una situazione in cui hai rischiato, penso che, vabbè, ce ne siano. Bah, una situazione in cui ho rischiato, che non è legata direttamente alla montagna, è stata quando in Groenlandia, un po' d'anni fa, praticamente l'ultimo giorno di spedizione, è successo che ci siamo svegliati la mattina faccia a faccia con un orso polare. Lì, era lì. Divertente. Praticamente non l'avevamo visto per 35 giorni, avevamo lasciato anche il fucile nei kayak, che non ce l'aspettavamo assolutamente. Ci mettiamo a dormire in questa casa abbandonata che stava per rientrare in paese. Ci svegliamo e ci vediamo questo bestione lì davanti che prova ad annusarci. E Ah, proprio vabbè, veramente sì. davanti a E voi, mamma mia. beh, io ce l'avevo 1 metro più o meno, 1 metro e mezzo. E niente, vabbè, comunque l'orso polare è pericoloso perché sono successi incidenti anche mortali con le persone, le può attaccare, no? E lì ci è andata bene che abbiamo fatto un po' di chiasso, un po' di casino, siamo riusciti un po' a destabilizzarlo. L'orso è uscito dalla casa, ha iniziato a girare un po' attorno alla casa e poi per fortuna siamo riusciti ad andare a prendere nei carichi i fucili e i fumogeni e abbiamo fatto un po' di casino, noi l'abbiamo spaventato e poi se n'è andato. Mazza, Finalmente, lì dopo adrenalina a mille. ore e ore. Eh sì. Ah, ti sento un po' saltare, la Ah. linea, però ho capito tutto. Cioè, immagino, quello forse è stato un momento di panico, no? Eh sì, anche. Trovarselo davanti è stato un momento di panico, poi per fortuna si è riusciti un po' a calmarci sì, e in sì, sì. qualche modo abbiamo gestito la cosa e è andata bene anche lì. Ma quindi Però è l'ultimo veramente. giorno, cioè questo ti Ah, insegna a non abbassare mai la mai la guardia guardia. proprio finché non è finita, finché non. Questo caso tornavamo al paese e normalmente finché uno non rimette piede in macchina, la gita non è mai finita. Casa quindi era aperta. Voi eravate dentro Sì, e lui era è entrato. sì, una baracca abbandonata perché appunto eravamo tipo a 15 km dal paese. Boh. C'era sta casa diroccata, ci siamo messi lì a dormire, che non c'aveva voglia di montare la tenda. Ed era a casa sua dell'orso Bah, invece. magari sì, magari è casa sua. Allora, come approcciarsi inizialmente al mondo dell'arrampicata e dell'alpinismo? Beh, più o meno ho già risposto prima che Sì, secondo me la esatto. cosa migliore è andare o con una guida alpina o con un corso del CAI, Con qualcuno che perché abbia più sono. esperienza. Sì, ma qualcuno che abbia più esperienza però di qualificato, non Qualificato. basta l'amico che dice ah sì, io so come si fa, perché non è il modo giusto per imparare, magari cioè sicuramente una persona comunque come una guida o anche un istruttore CAI ti insegna le cose in una maniera diversa rispetto che la persona che sa già andare e dice ciao ti porto io, ecco.
Esatto. Qui adesso c'è una domanda che a me piace in particolar modo. Birra o vino? Birra. Birra tutta la vita. Sì, Ok, sì, sì, sì. sei quello che alla fine dell'esperienza birretta? Sì, la Oh. birra non deve mai mancare Mai dopo una mancare. bella scalata, anche dopo la falesia. Sì, si ferma sempre a bere la birra. Certo. Perché poi c'è quella leggenda che reintegri i sali minerali persi, no? Oh, mi sa che è una verità più che una Io non l'ho leggenda. ancora capito, però a me piace credere che sia così. Sì. Allora, c'è un alpinista del passato che ti ha ispirato nelle tue imprese o che ti ispira ancora? Beh, ce ne sono tanti. Allora, al di là dei nomi più famosi, cioè sarebbe banale dire Walter Bonatti, perché vabbè, è un grandissimo alpinista che mi ha ispirato, ma lo conoscono tutti, e allora non lo dico, perché sennò è troppo Ok, è scontato. scontato. Esatto, un alpinista del passato che mi ha ispirato tantissimo, e magari conoscono un po' meno, è Casimiro Ferrari, ragno di Lecco, che ha fatto delle salite incredibili in Patagonia, in particolare la salita della Via dei Ragni sul Serro Torre, la salita della parete est del Fitzroy, del Serro Murayon. Appunto, non è così tanto conosciuto al grande pubblico come meriterebbe, perché magari non era così tanto mediatico, non gli interessava più di tanto apparire nei media e nei giornali, ma ha fatto salite, cioè, per me le montagne della Patagonia sono un po' la mia seconda casa, sono le montagne più belle del mondo, no? E immaginare queste montagne mai salite da nessuno, con attrezzature comunque molto diverse da quelle di oggi, zero informazioni anche sulle previsioni del tempo, che lì il tempo è sempre brutto, e insomma fare le salite di Casimiro e compagni è qualcosa di incredibile, avventura allo stato puro e determinazione. Fuori da ogni limite. Vedo che il tema alimentazione prende tanto. Adesso colgo l'occasione per ricordare a tutti che questa diretta resterà per sempre sul canale, quindi lui ha già risposto, poi magari domani potete andarvela a rivedere, così evitiamo di fargli domande a cui ha già risposto. Però se tu vuoi aggiungere qualcosa sull'alimentazione, fallo pure, eh. Ma allora, in realtà anche quando andiamo in spedizione, tutti pensano che magari mangiamo chissà che, cioè tipo le robe degli astronauti o cose del genere per mesi e mesi e mesi. In realtà non è così, cioè noi mangiamo le buste liofilizzate proprio solo in parete, quando fai la salita che devi dormire in parete, magari appeso con la porta, legge con l'amaca, che proprio non riesce a cucinare e versi solo l'acqua nella busta, ma se no anche i campi base o insomma quando prima di una salita normalmente mangiamo di tutto, cioè pasta, polenta, riso, Bello carne, calorico. tonno, formaggio, salame, colazione, avena o pane, uova, cioè mangiamo veramente di tutto. Si cerca proprio di. Ovviamente devi arrivare al limite tra apporto calorico e peso e anche praticità quando sei impegnato nell'arrampicata vera e propria. Allora lì sì, ti porti le buste liofilizzate, metti solo l'acqua e tieni duro qualche giorno quanto dura la salita, ecco. Perché lì è importante restare leggeri. Eh sì, comunque quando attacchi una parete, una montagna, ogni grammo fa la differenza, cioè noi veramente siamo lì a guardare il sacco a pelo che pesa 2 etti in Sì. meno, il materassino solo metà a testa perché così occupa anche meno, una barretta in meno così risparmi un po', oppure anche moschettoni super leggeri. Cioè comunque quando fai salite impegnative la leggerezza fa tantissimo e praticamente qualsiasi cosa tu diresti, eh sì, ma cosa vuoi che cambi avere appunto un sacco a pelo da 2 etti in più? Cosa vuoi che cambi portarsi dietro 3 paia di guanti invece che due? Cosa vuoi che cambi avere un paio di calzettoni in più? Poi le sommi tutte e hai uno zaino gigante. Invece tu Esatto. ragioni proprio calcolando preciso su tutto e poi il tuo zaino ha una dimensione umana, ecco. A tal proposito, tu hai degli sponsor sicuramente, no?
li vuoi citare? Che rapporto hai con i tuoi sponsor? Sì, io ho degli sponsor, vabbè, per l'abbigliamento Carpos, e poi ho Vibram, azienda del territorio varesino, Kong, Scarpa, Sport Specialist, Ivilai per gli occhiali e basta, questi sono i miei sponsor. E no, beh, il rapporto con gli sponsor, diciamo che vabbè, è un rapporto sia di sviluppo dei prodotti, quindi effettivamente i prodotti che poi vengono commercializzati sul mercato, soprattutto i capi più tecnici di punto, l'attrezzatura, va in un processo dove viene effettivamente testata da noi atleti. Cioè, magari io adesso sto usando vestiti o idee che poi andranno in commercio tra 2 anni, dopo che li abbiamo testati e sviluppati. E poi, oltre a quello, anche, vabbè, ovviamente di marketing e di immagine, di promozione del brand, con cui devi essere anche in sintonia. Quindi, vabbè, ti devi anche trovare bene con i valori dell'azienda e che devono un po' collimare con i tuoi, altrimenti non avrebbe senso. Certo, e in qualche modo tu sei buttato nell'occhio del ciclone. Prima stavamo parlando di chi non voleva troppo stare ai media, tu invece sei tanto richiesto dai giornali, no, e non solo, no? Come vivi questi momenti? Ma beh, tanto medio, penso ci sia gente ben più richiesta di me. No, allora, alla fine a me comunque comunicare, raccontare così piace, Piace. quindi non è un gran problema. Chiaro che è difficile riuscire a far combaciare tutti gli impegni, e quindi insomma bisogna un po' decidere, no, tra varie cose. Per esempio, noi questa diretta avremmo dovuto farla settimana scorsa, però Ma dovevo tu andare a eri in un scalare il posto Cervino. speciale, ecco, con un'altra persona speciale che dovremmo vedere prossimamente su questo canale. Chi è? A chi è che deve? Non lo so, Con chi è chi che sei deve? andato sul Cervino? Ah, con François Cazzanelli Sì. e Francesco Sì. Ratti. Ah, ok. E allora niente, ho detto, beh, no, aspetta un Sei momento, giustificato. posticipiamo l'intervista quando sono più tranquillo, però insomma, se si riesce a far combaciare tutto è perfetto. Perfetto, sì. Qui chiedono, io lo volevo già dire, qui lo chiedono, hai scritto qualcosa? Sì, hai scritto un libro, giusto, che è La via meno battuta, dico bene? Sì, esatto, Okay. lo Trovate ce l'ho qua. trovate il link sotto voi che guardate questa diretta, trovate anche tutti i riferimenti a Matteo se volete andare a spulciare un po' le sue imprese, però se tu ci vuoi parlare un po' del tuo libro, perché dobbiamo leggerlo, dici tu, fai tu. Allora, beh, appunto, come dicevo prima, cioè, condividere con gli altri è una cosa che mi è sempre piaciuta. Dall'andare in montagna, perché non ci vado mai da solo, ma sempre con compagni di cordata, al raccontare anche alle altre persone. E quindi, vabbè, insomma, si è presentata un po' l'occasione di scrivere questo libro. E l'ho colta. Ormai il libro è uscito a settembre 2019, quindi un anno e mezzo fa. Beh, perché leggerlo? Perché è un libro bellissimo, che si racconta alpinismo, avventura allo stato puro. Incontri con orsi e polentate. Esatto, no, vabbè, scherzi a parte, ho cercato di condividere un po', raccontare tutte le mie esperienze in un modo non tecnico, che quindi insomma, senza concentrarmi sulle difficoltà, sulle note tecniche, così, ma raccontando un po' quello che ho provato, il mio percorso personale di vita, insomma, aspetti dove magari anche tante altre persone si possono riconoscere, possono trovare un'ispirazione, un modo per uscire magari da una difficoltà, una motivazione, Bello. si possono ritrovare o no. O semplicemente vogliono leggere di avventure, di spedizioni, di scalate, un po' tutte queste cose. Perfetto. E tu sei papà adesso, vero? Eh sì, Tu. sono papà da 1 anno e 3 mesi di un bel bimbo che si chiama Lio. E chissà se seguirà le tue orme, come tu hai seguito quelle del tuo papà alla fine, Eh sì, però non è no? detto, anch'io l'ho seguito in modo un po' diverso, cioè comunque mio papà era un appassionato,
scalatore comunque della domenica che conciliava l'arrampicata con un sacco di altri sport. Lui amava correre, andare in bici, nuotare, cioè, sciare. Non era così fanatico come lo Come sono io, te. focalizzato solo su una cosa. Ognuno è giusto che scelga la sua strada, il suo istinto e insomma quello che vuole veramente. Vero, vero. Io ti faccio un'ultima domanda e poi direi che ti possiamo anche lasciare andare. Tu domani parti perché hai un nuovo progetto in cantiere, un bellissimo progetto. Raccontalo. Ok, eh sì, domani partiamo con questo progetto, Climb and Clean, un progetto che in realtà è nato da un mio amico, Massimo Faletti. Praticamente eravamo 2 anni fa, eravamo insieme in Pakistan, avevamo salito questa bellissima montagna di 5.000 passametri per una via che era durata 2 giorni. E niente, quando siamo rientrati al campo base, ci trovavamo in un posto dove erano state pochissime persone perché quella valle è stata per decenni chiusa perché è il confine tra il Pakistan e l'India, e quindi appunto è molto difficile avere i permessi per andarci. E niente, in un posto così bello, così incontaminato, Massimo mi ha buttato lì l'idea di fare qualcosa a favore dell'ambiente. Fare qualcosa in particolare sul tema dei rifiuti, perché ci sono tanti posti belli dove però c'è spazzatura. E niente, è passato un po' di tempo e questa idea finalmente si sta concretizzando. Il problema dei rifiuti è qualcosa, secondo me, di trasversale a tutto il mondo della montagna, perché li trovi sia sulle cime più alte, anche sugli 8.000, ho visto. Poco dopo di noi, non so se ci ha copiati o cosa, anche Nirmal Puria ha lanciato una campagna di pulizia dei K2. Secondo me ci ha copiati, però Beh, dai, è una cosa vabbè. buona. Hai ispirato, ecco, hai dato ispirazione. Esatto. No, comunque, appunto li trovi dalle montagne più alte, anche da noi sulle Alpi, anche alle falesie, quindi dove si fa arrampicata sportiva. E la nostra idea con questo progetto è proprio di concentrarci sulle falesie. E visto che il problema è trasversale e non, diciamo, non è proprio di una zona dell'Italia o delle Alpi, noi vorremmo creare diversi appuntamenti in diversi posti. Per esempio, adesso questo primo appuntamento ha 2 tappe, vogliamo partire da Trento e andare in Sicilia. Anche qui è un po' una cosa simbolica per unire un po' l'Italia con questo progetto, no? E cos'altro? Beh, poi cioè io devo dire che comunque mediamente le persone che vanno in montagna, la stragrande maggioranza, sono persone molto rispettose dell'ambiente, della natura, e cioè chi ha la passione per la montagna sa quanto è importante rispettare, preservare la natura e non sporcare. Quindi noi non è che abbiamo la pretesa di insegnare chissà che cosa, c'è già tanta gente che raccoglie rifiuti e lo fa in modo silenzioso. Noi vogliamo, vai, darci da fare e poi lanciare anche un messaggio per chi magari queste cose non le sa o se le dimentica o comunque fa sì che questa spazzatura si accumuli in qualche modo. E niente, quindi. A livello pratico, il progetto si articola in questo modo: partiamo domani, domani facciamo una giornata di pulizia in una falesia vicino a Trento, i giorni successivi anche alterneremo arrampicata e pulizia, anche arrampicata perché il progetto è Climb and Clean, non Sì. solo clean, c'è anche il climb. E poi ci sposteremo in Sicilia in treno e abbiamo intenzione di fare lo stesso anche in Sicilia, nella zona di Siracusa e poi di Palermo. Molto bene, e noi vi possiamo seguire in qualche modo? Sì, sarà tutto Dove? condiviso, beh, sicuramente sui miei social Ok. e poi anche sui media che vorranno un po' seguirci. Insomma, vediamo un po', manderemo dei comunicati Ecco. alla stampa e speriamo che poi vengano ripresi da quanta più gente possibile.
La nostra idea inizialmente era quella di aprire un po' questo progetto a tutti, cioè che chiunque avesse voglia di darci una mano, di ripulire con noi, era ben accetto. In Però realtà in questo primo appuntamento non si può fare, quindi non lo faremo, saremo solo io, Max e qualche amico, ovviamente sempre nel rispetto di, cioè qualche amico a seconda delle giornate. E poi vedremo quando lo riproporremo il progetto, sperando vada bene, speriamo di poterlo aprire come partecipazione a tutti. io credo che andrà bene. Uno, c'è una grande attenzione adesso verso queste tematiche. Due, è una cosa buona che serve. Quindi io vi auguro il meglio, ma penso che andrà bene, che riuscirete a riproporlo a tutti quanti. Quindi ci credo, dai, sarà bellissimo. Speriamo anche noi. Vi Sì, seguiremo sì. tanto, tanto. E magari, ecco, chi ascolta, se ne ha l'occasione e riesce a fare quei 200 metri intorno a casa in questo periodo, con un sacchettino può raccogliere qualche schifezza che trova lungo la via. Ecco, perché Esatto. no? Potrebbe essere un modo di aiutarli, di sostenerli più in piccolo, però meglio così che niente, si fa quel che si può, no? Sì, sicuramente. Ecco. Bene, allora io adesso ti lascio andare perché domani devi partire, insomma, hai una missione da compiere. E quindi io anche domani parto, faccio la traversata Elbana, e quindi raccoglierò le schifezze che troverò. Bravo. Ecco, e gli altri, beh, do l'appuntamento sempre martedì, prossimo, e vedremo con un altro ospite, tanto voi lo sapete, inutile che ve lo dico, ci vediamo ogni martedì alle 21. Grazie Matteo. Grazie mille, hai dato dei bellissimi consigli e si vede che sei proprio una bella persona da seguire. La mia stima verso di te è salita ancora di più. Grazie a Okay. te, Marika. Figurati. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao a tutti.